temps file ses jeux, l'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ses jeux, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dort sous la pluie. À chaque jour, sa chance et tous ses pleurs qu'on peut pas retenir. Et puis, sans qu'on y pense, la vie s'en va, emportant nos souvenirs. Le temps file ce jour, à Paris comme ailleurs, et passe les semaines, et l'espoir s'émeut. Allora, ti decidi? No, prima datemi i 20 franchi, poi vi dirò dove l'ho conosciuto. No, no, perché non ti fidi? Della polizia? Vabbè, guarda che ci rimetti tu, eh. Se non mi dici dove l'hai conosciuto, io ti faccio sbattere dentro, così ci rimetti anche i 20 franchi. Decidi tu, vado? Va bene. Quasi ogni mattina veniva a pescare alla lenza dalle mie parti, lungo la Senna, al ponte Bercy. È là che io l'ho conosciuto. Insomma, mi vuoi dire sì o no dove abita? Sì che lo dico. Al piede della gara, al 250. Oh, Torrance. Eccomi, capo. Allora, tutto fatto, eh? No, non c'è più bisogno. Guarda che il nostro amico Seris è deciso ad aver fiducia nella polizia. Fatti dare nome, cognome, indirizzo, dagli qualche cosa, poi mandalo via. Tu mi aspetti al piede della gara? Al 250. La gara 250. Dio, Seris. Bene, capo. Allora, ti stanno bene 5 franchi? 5 franchi? Ma se era l'accordo per 20? 5 franchi. Ti affidare della polizia. E poi dicono che i ladri siamo noi.
Calvados. Posso telefonare? Certo, grazie. Pronto, sono Maigret. Dammi Torrens. Ah, senti, Torrens, sono al ponte di Bercy, in un bistrò che si chiama La Maison Verte, chez Serge. Telefona al giudice Comelio. Vorrei che fosse presente ad un sopralluogo che potrebbe anche essere decisivo, capisci? Oh, guarda, vieni anche tu al più presto. Maison Verte, chez Serge. Capito bene l'indirizzo? Va bene, allora presto, eh? Anche voi, signor giudice, questo sopralluogo può essere decisivo, eh? Ah, adesso capisco perché avete voluto che venissi con voi. Non osavate chiedermi un permesso di perquisizione, eh? No, io sapevo che avremmo dovuto adoperare il grimaldello per questo. Come facevo? Scusate, signor giudice, ma è una faccenda così sconcertante che proprio non sapevo che argomenti importarvi per potervi convincere. Quanto ci vuole questa cosa qui? Ecco qua, ecco qua. Visto? Un attimo. Apri la finestra, dottor Rams. Guarda che ci deve essere un rubinetto da qualche parte. Sì, sì, lì in cucina capo, l'ho visto entrando. Sì. Che cosa fate, commissario? Do un po' d'acqua per queste bestiole, le faccio bere. Del miglio, non so, del mangime, qualcosa. C'è, cioè, è un problema del miglio, questo va bene. Intanto dai l'acqua a queste altre qui, io mi occupo di queste qua. Quando avrete finito la vostra buona azione, credo che ce la sbrigheremo presto, mi pare che ci sia poco da indagare qui dentro. Non è ancora detto, signor giudice. Non si sa mai, a volte basta, non so, un particolare, anche minimo, per metterci sulla buona strada. Vedete, intanto questo luogo ci ha fatto conoscere meglio il nostro Tremblay. Qui almeno, vedete, era al riparo dai rumori. Scusate, signor Giustrego. Torrens, appena arrivi alla centrale, telefona a quel Jussion, al mercante di uccelli, e tranquillizzalo sulle bestiole, digli... Se la sono cavata con un po' di fame, un po' di sete, ma sono tutti vivi, eh? Va bene. Cos'è? È Dimà. Ah, ancora Dimà. Sempre Dimà. Ecco qua, aveva comperato le opere complete, perché anche il libro abbiamo trovato a casa sua, era della stessa serie. Cosa vuoi? Gli piacevano i romanzi di Cappa e Spada, le avventure. E se li leggeva qui, comodo, tranquillo, in silenzio, vedete, pace, voglio sentire
Ecco, anche il letto, non il minimo rumore, le molle, avete sentito? Guardate, capo. Cos'è? Due canne di marca inglese. Ecco, belle. Apri un po' quell'armadio lì. Altre canne, mulinelli, i valoni di gomma, reti. C'è un patrimonio là dentro. Un accendisigari d'oro. Eh? E un porta sigarette con delle iniziali. MT. Ah, sì, sì, sono le sue iniziali, Maurice Trable. Ma tutto questo non vi sembra molto strano? Ma io non direi, scusate. Dato l'uomo, è evidente che Tremblay aveva un ideale di felicità a modo suo, un quartiere lontano dal traffico, un'abitazione in piena quiete dove non entrava altri che lui, poi la pesca alla lenza, sulle rive della Senna, degli uccelli canterini, belle gabbie, e quando voleva che tali, vedete quei panni, li copriva e così. Boh. E poi i suoi libri anche. Ma già, la collana della regina. Venite a vedere, capo. Ah, guarda. Giocava col trenino elettrico. Vedi, c'è tutto un rimpianto qui, eh? Si direbbe che abbia affittato questo appartamento solo per poter disporre questo, perché quanto al resto, tranne il letto, la poltrona, sarebbe poco l'arredamento. Si può dire che quello che è necessario quasi manca, mentre le cose inutili abbondano. Gli uccelli, le canne da pesca, il portasigarette d'oro, il treno elettrico. Ci capite qualcosa voi, capo? Ma deve averle desiderate per tanto tempo queste cose, che appena sì, potuto. Ma in ogni modo sono tutte cose troppo care per un uomo come dovrebbe essere stato lui, secondo quello che sinora di lui sappiamo. È vero, troppo care, troppo costose. Potrebbe aver avuto qualche eredità. Sì, oppure essersi appropriato disonestamente del denaro che spendeva poi con tanta larghezza. Beh, questo chi può dirlo, non possiamo dire niente noi. Mi sembra che non ci sia molto da fare qui. Beh, signor giudice, per voi probabilmente no. Invece io sto pensando, senti, Don Hans. Accompagna con la nostra macchina il signor giudice e poi andrai alla centrale, farei mandare una circolare a tutte le banche di Parigi per sapere se Tremblay aveva qualche conto corrente o aveva dei depositi. Oh, guarda che l'indagine deve essere estesa anche ai notai e agli avvocati. Tutti? Tutti, tutti. E sperate di poterne ricavare qualche notizia? Io ci spero poco, signor giudice. Tremblay che io credo di conoscere, era troppo prudente, troppo contadino per tenere il suo denaro lì dove è facile poi ritrovarlo. Arrivederci, commissario. Gradirei avere notizie prima della mia partenza per le ferie. Senz'altro vi comunicherò poi i risultati delle mie indagini. In ogni modo vi ringrazio e scusatemi tanto, signor giudice. È stata una visita interessante. Arrivederci. Tante cose. Che ore sono? State, quasi le 8. Le 8? Allora fammi una cortesia. Dalla birreria la più vicina, fammi mandare qui dei sandwich, della birra. E poi telefono a casa a mia moglie e dille che probabilmente, no, anzi certamente non rincaserò questa sera. Oh, guarda che i giornali non pubblicano alcune notizie di questa casa, di questi. State certo, capo, ma volete che torni per farvi compagnia o che mi mandi un agente? No, non è il caso. Siete armato almeno. Che scopo? Lascio la porta aperta, capo? Sì, lascia la porta aperta. Thank you.
Posso entrare? Avanti, avanti, avanti. Il caffè, il sandwich, la... Sì, sì, capito, capito. Mettete lì sul tavolo, mettete pure. Allora, quant'è? 11 franchi e 80. Sì. Questo è tutto. 5 franchi sandwich, 6 le birre, 80 caffè. Allora, tenete pure il resto, eh? Grazie. Serve altro? No, no. Ah, sì, sì. Alle 7:30 domattina voi siete di servizio. Altro che... Allora, fatemi una cortesia, portatemi una bella cucuma di caffè, eh? Ci penso io. Ecco, grazie tanto. Prego. Buonanotte. Buonanotte. Due salsicce e un ballon di Beaujolais. E fatemi piacere, me lo portate a quel tavolo? Subito, signore. Mettici un po' di sale, più buono. Grazie. Mirinka, caschi il mondo, me ne vado fuori da sola a prendere una boccata d'aria. Oh, stai fresca con Giorgio. Giorgio si arrangerà, se gli sta bene così. Fammi un po' vedere il giornale. Vieni. Che film danno all'Olimpico? A proposito, hai visto questo poveraccio? Chissà perché gli hanno sparato. Ecco le vostre salsicce. Sì, grazie, grazie. Ma un uomo così gentile. Tu lo conoscevi? No, mai visto, ma me ne parlava sempre Olga. Ah, per me Olga non se l'è presa per niente. A cena di stamattina ero tutta finta. Tanto per salvare la faccia. Vorrei vedere te, aprire il giornale e trovarci la fotografia del tuo amico morto. Ma tanto, Olga, che cosa ci rimette? Tutto, innanzitutto dovrà lasciare l'albergo di Rue Lepic. Te lo pagava lui. E chi altrimenti? Guarda, per la fatica che faceva Olga era una vera pacchia, eh. Quello lì era una sistemazione tranquilla, sicura. Ma chissà perché l'hanno ammazzato. Va a sapere. Signorine, posso... permettermi di offrirvi qualcosa? Ma per chi ci prende? No, ma non dovete mica offendervi. È che mi faceva malinconia mangiare da solo. Ma veramente noi non siamo abituati ad essere abbordati da uno sconosciuto in questo modo. Insomma. Ma lei ha un'aria così distinta. Calvados. Calvados. Dove avrà nascosto il suo danaro quel birbante? Eppure deve avere un bel mucchietto di roba per poter fare tutte le spese che si permetteva. Stipendio alla moglie, salario della figlia, il fitto di qua, i trenini, la pesca e magari qualche altra distrazione, chiamiamola così. Ma che tipo doveva essere? Se ne veniva qui al mattino come gli altri, se ne vanno all'ufficio. Si faceva il suo caffè di là in cucina. Verso le 10 se ne andava a pescare di fronte a casa sua. E a mezzogiorno a casa a mangiare la zuppa della moglie. Terzo. Va bene.
Scusate, capo, non ho potuto telefonarvi, allora ho pensato che era meglio condurla qui da voi. Ma chi è? È la sua amica, capo. Amica di Tremblay? Sì, così dice. Spero che non mi accuserete di essere stata io ad ammazzarlo, eh? No, venite, venite avanti. Credo che conosciate questa casa meglio di me. Io? Non ci ho mai messo piede in questa bicocca. 5 minuti fa non sapevo neppure che esistesse. Ma che tanfo qui dentro. Sono i canarini di Maurice. Serviti, prego. Sì, grazie, capo, grazie. Guarda che di là ci deve essere un'altra tazzina. Ah, va bene, va bene. Voglio offrire un caffè alla signorina. Volete un caffè? Sì. Grazie. Prego. Allora, nome, cognome e professione. Olga Jean-Marie Poissonneau, anni 29, nata a Saint-Jory-sur-Isère. Senza professione, abitante all'hotel Beau Séjour rue Le Pic 18. Volete la mia carta? No, la controlleremo dopo. Vi faccio osservare, signor commissario, che mi sarei presentata spontaneamente, appena ho veduto la fotografia sui giornali. E anche se presentandomi sapevo che avrei avuto perlomeno delle noie, mi sono detta... Tremblay veniva a trovarvi al vostro albergo? 2 volte la settimana. Sicché il padrone e il personale dell'albergo l'hanno visto. Oh, lo conoscevano bene. Sono 5 anni che io e lui... E anche loro hanno visto la foto sui giornali. Non capisco. Mica si sono degnati però. Anzi, è stato appunto il proprietario che mi ha domandato, così per caso, se non era la foto del signor Charles. Io sarei venuto ugualmente. No, non ne dubito. Grazie. Cosicché voi lo conoscevate solamente sotto il nome di Charles, signor Charles. Sì, sì. Ah. L'avevo incontrato per caso all'uscita d'un cinema, al boulevard Rochechouart, sì. Allora ero cameriera in un ristorante a prezzi fissi. Beh, mi è venuto dietro, mi ha detto che veniva a Parigi ogni tanto. 2 volte alla settimana? Appunto, sì, 2 o 3 volte. Mi è venuto dietro e così, insomma. Okay. È lui che ha voluto ad ogni costo che mi licenziassi dal ristorante. Ah, date. Grazie. Ma che tipo era, secondo voi, il vostro amico? Beh, non saprei. Un po' tocco. Tocco? Sì, un maniaco, un fissato. Non parlava che di portarmi in campagna, era il suo chiodo fisso. Quando veniva a prendermi, mi portava a passeggio per i viali. Al giardino zoologico, a sederci sulle panchine. C'era poco da stare allegri, ve l'assicuro. Ma vi dava, diciamo così, uno stipendio? Appena appena di che vivere. Gli dovevo far credere che mi cucivo gli abiti da sola. Beh, gli sarebbe piaciuto che io avessi passato le mie giornate a cucire, a ricamare. C'è da ridere. 100 volte ho cercato di dargli il giro, gli ho detto in faccia il conto suo. Ma lui mi si aggrappava, mi scriveva delle lettere lacrimose. Perché ridete? No, niente. Pensavo che per riposarsi di una Juliette si è rifugiato in un Olga. Olga, Jean-Marie Poisson. Sì, sì. Ma se ben capito, dovevate passare una buona parte del vostro tempo... a litigare tra di voi? Beh sì, una buona parte sì. E non avete mai avuto la curiosità di seguirlo per sapere dove abitava, no? Mi aveva detto che abitava verso Orléans, sì, in un paese da quelle parti. Ci ho creduto. Del resto non me ne importava niente. Naturalmente avevate anche un altro amico. Beh, qualcuno sì, ma niente di serio. E questi vostri qualcuno erano informati dell'altro qualcuno? Se credete che fosse un tipo da gloriarmene. E l'avete mai visto in compagnia? Mai. Ma vi ho già detto, no? Che tutto il suo piacere consisteva nell'andarsi a sedere con me sulle panchine dei viali. Dite un po', è vero che era molto ricco?
Chi ve l'ha detto? Beh, ho letto sui giornali che forse aveva avuto una grossa eredità. E io non avrò un soldo. Sono cose che capitano solo a me. Senti, lo stesso ritornello di Juliette. Che c'è? No, niente, niente, dicevo così. Beh, se non avete niente altro da dirmi, allora... No, per me siete voi che dovete interrogarmi, no? Certo. Avrò delle seccature? No, no, non credo. Controlleremo le vostre informazioni e tutto. Allora posso andare? Sì, sì, potete andare. Commissario? Arrivederci. Javier? Sì, spiegare una cosa. Più di chiori? Sì, sì, Ecco, osservate, lo ha scritto la stessa mano che ha fatto i disegni, gli scarabocchi, le cifre sui fogli che avevamo trovato nella camera dell'assassino all'hotel Excelsior. Vedete? Eh sì, si pare la stessa mano. Ma voi credete che sia una buona traccia? Boh, per il momento ci dice soltanto una cosa che sapevamo già, cioè che l'assassino... ricattava Tremblay che gli chiedeva del denaro. Ma quale denaro se era un povero diavolo disoccupato? Un povero diavolo però che dava a casa lo stipendio per sé, per la figlia, che provvedeva alle necessità dell'amica, faceva il piacere suo, insomma aveva anche un portasigarette d'oro, vi ricordate, signor giudice? No, i quattrini doveva averceli. E dove? Dove? Se lo sapessi. Nella casa lungo Senna abbiamo rovistato, persino sotto le tegole. Niente, niente, niente. Io continuo a farla sorvegliare da un paio di agenti così. E sperate di ricavarne qualche cosa? Boh, sarà quello che sarà. Non voglio lasciare niente di intentato. Anche Francine, la figlia di Tremblay, continuiamo a tenerla d'occhio. E anche Olga, la sua amica, l'amica di lui fino a questo momento, però senza alcun esito. No, non c'è niente da dire sul suo conto, tranne la professione che esercita, naturalmente. E le banche? Hanno segnalato qualche deposito a nome di Tremblay? No, niente, né le banche, né i notai, neppure gli avvocati. E la famiglia, la moglie e gli altri figli di Tremblay? Quelli poveretti sono in procinto di andar via da Parigi e ritornano in provincia al loro paese. Non hanno i mezzi per continuare a vivere qua a Parigi. Probabilmente rimarrà solo la figlia maggiore, Francine. Ha ripreso l'impiego lì ai Grand Bazar. L'hanno riassunta? Sì, ho parlato io col direttore. Ma insomma, siamo a un punto morto. Sì, purtroppo è così, signor giudice. Noi conosciamo la vita di Tremblay in Rue des Dames, la sua vita nella casa lungo Senna, la sua relazione con Olga, i canarini, la pesca, i trenini. Sappiamo un mucchio di cose, ma l'essenziale, a quanto pare, signor giudice, proprio ci sfugge. Se è così, ci rivedremo dopo le ferie. Io parto fra 3 giorni. Allora, buone vacanze, signor giudice. Capo, c'è un uomo fuori che vuole parlare. Oh, scusate, signor giudice. Un momento, scusa. Appunto, dopo quando sarà uscito il signor giudice, chi è? Un tale, un cameriere. Dice che deve parlarvi a proposito del caso Tremblay. Ah, sì? Volete ascoltarlo, signor? No, non posso. Non posso perché è troppo tardi. Ma mi riferirete. Allora... dopo le ferie, eh? Buone vacanze a tutti. Arrivederci. Un'altra volta, puzza! Quando si entra, puzza, alla porta! Così si vede le persone che sono nella camera, capito? Sì. Oh, e soffiati il naso. Tiè, avanti. Permesso?
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Avanti, venite, venite avanti. Scusate se non sono venuto prima, ma lavoravo in un albergo alle Sambre d'Olon per la stagione e non potevo avere licenze. Ho visto la foto sul giornale e subito ho pensato di scrivervi. Poi, con tutto il lavoro che avevo, mi è passato di mente. Scusatevi. Ah, grazie. Oh, scusate. Sono quasi certo che quell'uomo è venuto per anni a giocare al biliardo nel caffè dove io lavoravo, all'angolo del Boulevard Saint-Germain con Rue des Seins. Avrà mica giocato al biliardo da solo. No, 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 certamente. C'era con lui un tale alto, grosso, rosso di capelli. Con i baffi? Sì. Con i baffi. E come, come si chiamava quello alto, rosso di capelli? L'altro, quello che è morto, lo chiamava Teodoro. Sì, Teodoro, e poi? Il cognome non me lo ricordo, non lo conosco. Si sono conosciuti lì nel vostro caffè o? No, 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 venivano insieme tutti i giorni verso le 4 del pomeriggio. Giocavano un paio d'ore, poi qualche minuto prima delle 6 se ne andavano. Cosa facevano? Bevevano, fumavano, E qualche sigaretta. Ah, quanto al bere, Teodoro si scolava un bel po' di aperitivi. L'altro invece, quello che è morto, non beveva alcolici. Limonate, ribes, granatina e caffè. Molto caffè. E tanto che non li avete più visti? No. Circa un anno, da quando ho lasciato quel posto. Vabbè, vi ringrazio. Sì, mi pare, molti anni fa. Un grosso, capelli rossi, baffoni, molto alto di statura. Sì, ricordo perfettamente ora, ma non riesco a ricordare il cognome. Lo chiamavamo sempre Teodoro. Ma perché lo avete licenziato? Era un tipo rissoso, litigava sempre con i compagni e inoltre anche i clienti si lamentavano. Vabbè, io vi ringrazio e arrivederci. Col commissario, posso offrire? Un paio di giri gratis. No, grazie, mi pare alla mia età poi, non è possibile. Eccolo lì? Sì. Te la sentiresti di metterti il cappello, andare a fare due passi e bere un bicchiere di birra? Sì, volentieri. Finisco ad asciugare le posate e mi preparo. Te l'asciugo io, dammi qua. Ma no, ma ci metterebbe altro. Sto quasi finito. Piuttosto, aiutami a riporre lì nel cassetto. Sì, dammi. Hai fretta di bervi la tua birra? Vabbè, solo a pensarci mi viene l'acquolina in bocca. Chissà quante ne hai bevute oggi. No, io... Da due, no, anzi tre, tre. Facciamo mezza dozzina. Con tutti i bar, birrerie che avrete visitato, sì. Miliardi. Sai com'è. Una birra, due birre, tre birre. Presto, eh? Ma. Eccomi qua. A proposito di biliardi. Avete trovato quel Teodoro che giocava a biliardo con il tuo povero Tremblay? Beh sì, abbiamo ritrovato le tracce di Teodoro, di Tremblay in un caffè vicino al Pont Neuf, sai? Sì, sono andati lì per dei mesi, poi un bel giorno non l'hanno più riveduti. Eccomi qua. Non siamo qua. Riusciti ad avere altre notizie. Sono pronta. Andiamo. Negri. Sta già. Ah sì. Sono distratto, scusa. Grazie tanto. Andiamo prima che arrivi una telefonata dalla centrale. Sì, per carità. A tu? A tu? A tu? E Fiori. Vinci sempre tu? Non c'è proprio gusto a giocare con te. Guarda, fammi piacere, versami un altro po' di birra, dai. Giocherai come un rosco se continui a bere così. E va bene, cos'altro possiamo fare? Qui l'unica cosa da fare è birra, carte, carte, birra, birra, carte. Ma credi che durerà ancora a lungo questa guardia ai canarini? No. E poi a che serve? Che cosa spera di ricavarci il capo? Sta zitto, che potrebbe capitare da un momento all'altro. Lo sai come lui, quando si mette un'idea in testa. Ecco, denaro. Ci risiamo. Non puoi rispondere.
Denaro. Ah, eccolo, piccolissimo. Salve ragazzi. Buonasera. Salve capo. State comodi, state comodi. Grazie capo. Continuate a giocare. Come va? Bene, vinco sempre. Però è dura, capo? Più di un mese che siamo qui a dormire fuori di casa. Ah, tu sei scapolo, di che cosa ti lamenti? Dormire a casa tua qui fa lo stesso. Sì, ma io non parlo tanto per me quanto per Chandier, la moglie lui. Ah, già, sì, questo è vero. Però, agosto, moglie mia, non ti conosco. No, capo, agosto è andato, domani è settembre, dunque questo vostro proverbio vale soltanto per stasera. Ma intanto troveremo un altro proverbio, vedrai. Certo, signor giudice, nessuna novità. Vi prego, Maigret, appena avete la più piccola notizia, comunicatemela subito. Sì, ma sì, certo, se saprò qualche cosa vi avvertirò immediatamente. Voi capite, qui mi sento un po' tagliato fuori da tutto. Quindi mi raccomando, anche il più piccolo indizio. Non datevi pensiero, signor giudice, godetevi le vostre vacanze, voi che potete. Mi raccomando, Maigret. Ma sì, signore, a presto, eh? Era il giudice Comelio, voleva notizie sul caso Trable. Pare impossibile. Abbiamo trovato almeno 10 persone che hanno conosciuto quel Teodoro, ma lui niente, svanito. Voglio fare ancora una prova, ci pensavo questa notte che non riuscivo a prendere sonno. C'è una delle nostre macchine da basso? Beh, ci deve essere ancora quella della squadra esterna, almeno poco fa l'ho veduta. Chiama con il citofono l'autista, digli che ci aspetti. Pronto? Una macchina per il commissario Maigret. Mi dispiace, tutte le macchine sono fuori. Al solito, beh, prenderemo un taxi, tu vieni con me. Staremo via molto? Non credo, no, voglio fare una capatina a Saint-Thier, da Couvreur e Bellechasse. Ah, dove era impiegato Tremblay. Sì, proprio lì. Teodoro. Sì, abbiamo avuto un impiegato che si chiamava così molto tempo fa. Aspettate, saranno più di 12 anni che se n'è andato. Ma se n'è andato prima o dopo che fosse assunto il signor Tremblay? Dopo. Ah, ho capito. Perciò il signor Tremblay lo ha conosciuto. Altro che conosciuto. Teodoro qui faceva un po' di tutto, l'usciere, il commesso, il portapacchi. L'abbiamo dovuto licenziare perché aveva il vizio di bere e quando era ubriaco si permetteva certe familiarità inammissibili con il personale e anche con i clienti. Ah, ho capito. Ma come si chiamava di cognome? Beh, così alla sprovvista. Sapete, è passato tanto tempo. E poi noi lo chiamavamo sempre col nome, Teodoro. Ballard si chiamava. Ballard, sicuro. Teodoro Ballard, ecco. Brava signorina. Scusate. Prego. Visto che siete così gentile, signorina, potreste dirmi il suo indirizzo? E chissà dove sta, dopo tanti anni. Allora, vai al commissariato qui vicino, prendi due agenti e continua. Oh, continua a far sorvegliare quell'impiegata. Quella che ci ha dato il nome di Ballard. Certo, potrebbe avere ancora rapporti con quell'uomo. Intanto tu e Torrance fatevi dare le schede di tutti i Ballard di Parigi, va bene? Ciao. Cercate di ricordare bene. È un uomo grosso, alto, con i capelli rossi, baffi. Era molto amico di vostro marito. No, non lo ricordo. No? No. Boh, sono un proprio amico, si incontravano sovente. Uno come quello che voi dite non l'ho visto mai. Neppure gli avete sentito dire quel nome, Teodoro Ballard. No, mai. Sarà stato un cialtrone degno di lui. Ma come puoi parlare così di papà, mamma? Ah sì, vedi com'è finito! Guarda come ci ha ridotte! Partite anche voi? Solo la mamma e i fratelli. Io rimango all'impiego. Lo so. Beh, se vi occorre qualche cosa, venite a trovarmi. Grazie, ma non avrò bisogno di niente. E non so niente che possa interessare la polizia.
Credo che vostro padre fosse un bravo uomo. Vi ringrazio, signor commissario. Sapevo che vi avrebbe interessato, signor giudice, e perciò mi sono permesso di disturbare il vostro riposo telefonandovi. Ah, vi ringrazio. Oh, dovere mio. Come vi dicevo, abbiamo qui davanti le schede di tutti i Ballard che vivono e sono vissuti negli ultimi 10 anni in Parigi e sobborghi, in alberghi, pensioni, camere ammobiliate, appartamenti. Ed è venuto fuori nulla? No, fino a questo momento niente di molto concreto. E allora? Beh, però c'è una pista molto vaga, ma probabilmente interessante, ecco. Abbiamo trovato un ballar... Dove l'avete messo? Vediamo, l'avete lì sotto al naso? Scusate, signor giudice. Un ballar Teodoro, che 5 anni fa ha lavorato per qualche settimana a Luna Park di Montmartre. A quel tempo si ruppe un braccio una sera che era ubriaco, non l'hanno più riveduto. Bisogna trovarla a tutti i costi, Maigret. Mi pare che ci sia un'evidente connessione. Ah, ecco, sicuro, signor giudice. Avete intuito perfettamente la connessione dei fatti. Il fucile con il quale hanno sparato a Tremblay. Ecco, certo, il fucile con il quale è stato commesso il delitto era sì, un fucile ad aria compressa da baraccone. Perciò il nostro assassino potrebbe essere appunto questo Teodoro Ballard. E arrestatelo subito! Sì, ma però è scomparso da 5 anni, signor giudice. Noi faremo tutto il possibile del nostro meglio per ritrovarlo, signor giudice. Mi raccomando, Maigret. Oh, certo. Immaginate, signor giudice. Buone vacanze, allora, buone vacanze. Andate ad arrestare Teodoro Ballard. No, c'è poco da ridere, eh? E il giudice istruttore non è al corrente perché... Piano, per favore, c'è un po' il mio cuore. Immagino. Ma io ho pensato, non ci sarebbe stato niente di male che i poveri uccelli fossero affidati in mani esperte. Cosa vi dite? Ah, sì, certamente. Certo che li terremo con la massima cura, signor commissario. Nefertiti poi. E Nefertiti? Ah, ci capisci, la vostra signora. È stata felicissima quando le ho comunicato la vostra decisione. Però, naturalmente, gabbie e uccelli sono semplicemente affidati a voi in custodia. Voi non potete disporre finché il giudice o il tribunale non deciderà chi attribuirne la proprietà. Sì, ma si capisce. Vi farò una ricevuta un elenco di tutti gli uccelli. Ci sono fra loro dei campioni di valore non comune. Grazie. Vi manderò poi uno dei miei aiutanti domani in negozio, così darete a lui tutto l'inventario, la ricevuta di consegna. Per il giudice, capite? Ma io capisco benissimo. Anzi, mia moglie e io abbiamo detto che era già molto che la polizia avesse sentito pietà per queste povere bestiole. Ma del resto dovevo pur togliere l'ingombro, perché il padrone della casa rivuole i locali, sapete? Ah, perché... Sgombrate tutto. Sì, si sgombra tutto. Sono ormai 2 mesi che nessuno paga il fitto qui. E allora come si fa? A proposito della vostra bontà, signor commissario, passate dal mio negozio. Vogliamo farvi un presente. No, Sì, è una femminuccia. Un magnifico esemplare di Paradisea Minor della Nuova Guinea. Grazie. È la grande passione di mia moglie. Ma ve la darà con tutto il cuore. Sì. È generosissima. Ringraziate tanto vostra moglie, ma non posso accettare. No, io nella mia posizione. Comunque io vi attendo al negozio. Senz'altro vorrà farmi una visita. Grazie. Buongiorno. No, da questa parte, sempre diritto. Sempre diritto, poi a sinistra. Sì. Scala.
Nei primi tempi, almeno, la guardia ai canarini si faceva al chiuso, in casa. Ma non sei mai contento. Allora che potevi startene al coperto, protestavi sempre perché dicevi che volevi passeggiare all'aperto. Allora era agosto. Si moriva dal caldo anche di notte. Ora siamo alla fine di settembre. Bisogna stare qui fuori, al freddo. E per che cosa? Per dare la caccia ai fantasmi. No, guarda che il capo dice che questa è una trappola che funzionerà, Sì, a Natale. O a Pasqua. Freddo, accidenti. Dai, dai, su, andiamo. Cosa ci vuole? No. Permettete che... Brigadiere, fate come a casa vostra, eh? Magari casa mia. Gradite un boccone con noi? Perché no? Certo, ci voleva proprio. Brigadiere, prego. Oh, grazie. Tieni. Grazie. Ecco qua. Bella. Come sono belle. Cotte bene, appetitoso, eh? Certo che la fame c'è, Si vede. Buone. Ma quello è il capo. Non ti preoccupare. Una salsiccia la mangia certamente volentieri anche lui. Ma forse anche due. Ho tolto dalla naftalina il tuo soprabito di mezza stagione. Sì. Guarda qua. È tutto malandato. Vabbè, un po' di... Allora si fartene fare un altro. No. Per quest'anno va bene il colore, sai. Ne farò un altro nuovo a primavera. Sono 3 anni che lo dici. Sai. E io devo fare miracoli perché la gente non dica che ti mando in giro come uno straccione. Come straccione di dura. È duro come uno straccione. Ah, senti, a proposito di straccioni, avete trovato quel Teodoro? Sì, l'abbiamo trovato. Quando? 5 giorni fa. E dove? Lì, vicino al rifugio di Tremblay, sul lungo Senna. Non me l'avevi detto. Beh, e l'avete fermato? No. E perché no? Perché aspettiamo che faccia lui la prima mossa. Quale mossa vai? Sono certo che sa che quella casa è sorvegliata, eppure vi gironzola attorno, capisci? Io no. Ecco, per correre quel rischio deve avere un motivo ben valido. Insomma, c'è qualche cosa che lo attira in quella casa. Ma cosa vuoi che ci sia? È vuota quasi. Ma hai detto che l'avete frugata fin sopra le tegole. Sì, vabbè, ma allora perché... Perché Teodoro ci va col rischio di farsi arrestare? Ma tu credi che il colpevole sia lui? Non ho alcun dubbio. E non lo arresti? No. E perché? Perché deve guidarmi a scoprire il segreto di Tremblay. Ma il giudice è come Lioe. È d'accordo con te? Come io non so nemmeno che abbiamo rintracciato Teodoro, figurati. Se viene a saperlo... Se viene a saperlo, pianterà una grana, andrà dal direttore e poi si calmerà. A me Teodoro serve libero fin tanto che non conoscerò il segreto di Tremblay. Alla tua. Thank you.
su, svegliatevi ragazzi, su. Andiamo, mettetegli le manette, andiamo. Dove sono i soldi di Tremblay? Che ne so io? Ve l'ho detto e ripetuto mille volte. Non so niente di soldi né di segreti. Non so niente. Però sei stato uno stupido. Ti sei fatto pizzicare per niente. Hm? Tanto peggio. Anzi, meglio così in fondo. Almeno questa volta ho mangiato. Beh, un altro bicchiere? Preferirei un buon bicchiere di cognac, ma visto che il convento non passa che birra, vale per la birra. Cognac. Alla vostra salute. Grazie, grazie. In fondo vi sono riconoscente. Erano giorni che non mangiavo che rifiuti di pane. Lo so che sono poco di buono. Anche quello lì, Maurice Tremblay, non era uno stinco di santo, sapete. Era uno sporco sornione. Mica me l'aveva detto che aveva una casa sul Lugosella. Se non lo leggevo sui giornali. Era diffidente. Per giocare al biliardo gli facevo comodo, ma per il resto stava sulle sue, capite? Ma non dirai che non ti sei mai fatto imprestare dei soldi da lui? Miserie. E con il contagocce me li dava. E per questo l'hai ammazzato. Ero rovinato. Non avevo più un soldo. Dovevo la pigione alla padrona della mia camera. Allora ho chiesto a lui di aiutarmi e mi ha detto che era l'ultima volta. Che ne aveva le tasche piene di fare il fesso con me. Ma se parli così io non gioco mai più al biliardo con te, gli ho detto. Oh, tolto il biliardo. Non mi diverte più, risponde lui. Ecco, mi metteva alla porta come una serva, capite? È stato allora che l'ho seguito, che ho scoperto la vita che faceva e mi sono detto che doveva averci un bel gruzzolo a casa sua. Allora, tanto per cominciare, tu l'hai ammazzato. Ma no, questo prova il mio disinteresse. Che ho reagito alla sua provocazione, all'offesa morale. Altrimenti sarei andato prima alla casa sul Lungosella. Vabbè. Quando lui non c'era. Si è appena detto che non sapevi che lui avesse una casa lì sul Lungosella. Beh, seguendolo l'avrei scoperto. Allora, scusa, perché hai organizzato una cosa tanto complessa? Hai affittato una camera all'albergo. Lui mi sfuggiva e io volevo che sapesse che non poteva liberarsi di me. E Tremblay sapeva che tu eri nell'albergo? Sì, mi vedeva dalla finestra. Beh, aspettavi che ti rispondessi, a questi quei biglietti. Li avete trovati. Già. E come glieli facevi avere? No, per mezzo dei ragazzi per strada. Ammetti allora che lo ricattavi. Gli chiedevo dei soldi, sì, ma soprattutto volevo che capisse che aveva avuto torto a trattarmi male. Castigarlo, insomma. Ecco, per questo l'hai ammazzato. Ma no, non volevo ammazzarlo, solo spaventarlo. Rompere un vetro, mica colpire lui. Altrimenti avrei preso un fucile vero, non un fucile da bersaglio. Ma perché hai appuntito il proiettile? Ma erano già così nella scatoletta da anni. Un ragazzetto che avevamo al baraccone aveva sentito dire che sono più omicidiali e li aveva appuntiti. Dici che non avevi intenzione di uccidere Tremblay, però minacciavi di farlo. No, no, mai. Beh, allora con quale minacce lo ricattavi? Lo minacciavo di dire tutto.
A chi? A sua moglie, alla gente. Ma tutto che cosa? Tutto! La strana vita che faceva, i soldi che spendeva senza lavorare. E dove li prendeva? Che traffici aveva? Tu cosa ne sapevi? Io sentivo che c'era qualcosa di poco pulito sotto. Ma lui... lui lo sapeva, no? Quando uno ha la coscienza sporca... Beh, si vede che non l'aveva tanto sporca, se non ha ceduto alle tue minacce. Avrà fatto assegnamento sul fatto che io sono un buon uomo. Sì, un buon uomo, sì, al punto che l'hai ammazzato, eh? Ma io non volevo fargli del male. Insomma, tu non sei niente di Tremblay e non hai, scusa un momento, non hai nessuna idea di che cosa sia questo, eh? Che roba è? Che roba è? Guarda un po'. Allora? Allora che cosa? Allora, dico, riconosci? No, mai visto. Ma pensaci bene, è un giocattolo del tuo amico Tremblay? Ah, sì. Ah, è quello in cui ho inciampato. Sì. Guarda un po' cosa c'è dentro. Madre santa! Hai visto? I soldi. Sì. Lì soldi. Dentro li teneva. Quanti sono? Sono 200.000 franchi. 200. Credo fossero di più. Beh, e qui dentro ci sono 4 milioni e 800.000 franchi. 4 milioni? Questo libretto. Ma sì. Capo, se tutte le banche hanno detto che non c'era nessun deposito, non me li tra le... Sì? No, questo è un libretto da portatore. Quando lo avete scoperto? Questa notte. Nella casa sul Lungo Senna, vero? Dopo che io l'ho preso a calci. Quando uno nasce scroniato. Ma tutti questi soldi, Tremblay, come li ha avuti? Li ha guadagnati. Facendo il cassiere? No, ma che cassiere? È una lotteria. Ecco qua il ritaglio del bollettino che aveva conservato un libretto di 7 anni fa. La lotteria nazionale, secondo premio, 6 milioni. Ecco. 6 milioni? Sì. Uno se l'è speso. E 5 sono qua. E così, Lui se l'è tenuti nascosti per goderseli tutti da solo. Ha sempre dato in casa lo stipendio come se fosse impiegato. Vorrei anche vedere che avesse messo la famiglia alla fame. Oh, poi ha tolto la figlia dal negozio. Mandarla in giro per la strada a quell'età. Adesso di quel denaro che ne sarà? Beh, lo daranno alla vedova, alla famiglia, come eredità di quel povero diavolo. Meno male. Sarà l'unica cosa buona che avrà fatto il tuo povero diavolo. Ma non era cattivo, poveretto. In fondo aspirava solo ad avere un po' di pace, di tranquillità, di silenzio, ecco, il silenzio. Chissà perché lo difendi. Perché ho provato a mettermi nei suoi panni. Vedi, se io dopo una giornata di lavoro, anziché te, dovessi trovare a casa un tipo come Juliette, la moglie di quel povero Tremblay, senti, non so... Migré. C'è una cosa che io non riesco a capire. Dai, sentiamo. Io non ti riconosco. Perché? Perché a volte quello che mi fa paura in te è l'odio che tu provi per certi criminali. Perché questa volta non ti sei ancora sfogato contro l'assassino di Tremblay? Perché non è un criminale, è un povero diavolo come lui. Vedi, Louise... Maigret! Sì, Sei impazzito. Cosa hai fatto? Mi ha chiamato per nome. Cosa vuoi che ti dica? Storie come queste mi fanno diventare sentimentale. Io non riesco a distaccarmene. Non si uccidono i poveri diavoli. Vedi, è la prima cosa che ho detto un paio di mesi fa, all'inizio di questa inchiesta.
Eppure è proprio un povero diavolo che è morto, in camicia, seduto sulla sponda del letto, mentre si massaggiava i piedi. Perché? Perché? Strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. Domani sarà un giorno uguale a ieri.